su cui ormai, se non vuoi essere considerato un pazzo, devi dire qualcosa che sta all'interno di questi due paletti. Se sei un po' più di destra, puoi dire che il 68 ha prodotto il terrorismo. Se sei un po' più di sinistra, puoi dire che il 68 non è servito a niente. Quando parlano del 68 dicono tutti la stessa cosa. Citano tutti la manifestazione di Valle Giulia davanti alla facoltà di architettura. E mai nessuno per dire che si trattò comunque di una manifestazione bella ed emozionante, per esempio. Mai nessuno per ricordare, per esempio, che in quell'occasione la polizia massacrò di botte gli studenti. Mai. Sempre soltanto per citare la più citata delle frasi di Pasolini, che a proposito di quella manifestazione disse: io sto dalla parte dei poliziotti perché loro sono i veri proletari, mentre gli studenti sono borghesi, figli di papà. Frase che tra l'altro viene tirata fuori tutte le volte che gli studenti alzano il naso, tra l'altro, e da giornali che nel resto dell'anno non è che sostengano che il proletariato debba soppiantare la borghesia. Quindi non si capisce a che titolo tirino fuori questa frase. L'unica cosa che si capisce è che siccome Pasolini ha ottenuto ormai il bollino di culturale, viene usato come tutto ciò che è cultura in questo paese, cioè come uno strumento di repressione, come un manganello. Da noi la cultura non serve a farsi delle domande, non serve a crescere, a capire chi siamo, serve solo come strumento di repressione. O hai il manganello in mano e sei colto per assioma, o se sei un cittadino comune e vuoi farti accettare, di fronte a tutto ciò che chiamano bello e colto, tu devi semplicemente dimostrare una totale ed estasiata ammirazione. A questo serve la cultura. Ci fanno vedere 3 milioni e 500 mostre sull'impressionismo, in modo che noi possiamo dire tutti quanti in coro: tutto a puntini. Per questo ce la fanno vedere, perché il commento è facile secondo loro. Adesso hanno finito con l'impressionismo, hanno attaccato col futurismo, durerà per i prossimi 30 anni, finché non sapremo dire tutti quanti in coro: futuristi, quanto erano avanti. La cultura invece serve a farsi delle domande. Qualsiasi domanda è legittima. E tutte le persone veramente colte lo sanno. Io non credo che nemmeno Pasolini si scandalizzerebbe, anzi ne sono sicura al 100% e sarebbe scandalizzato se qualcuno gli avesse detto: ma lo sai che io trovo che tu abbia detto tante cose illuminanti, intelligenti, e che però in quel caso tu abbia detto una stronzata, motivandolo naturalmente, per esempio col fatto che il 68 è proprio il momento in cui gli studenti poveri si sono battuti per i loro diritti e hanno potuto, grazie a quelle battaglie, studiare. Soprattutto, soprattutto col senno del poi, io credo che in una circostanza del genere sarebbe più stato giusto dire: sto dalla parte di un giovane povero che cerca di studiare, anziché dalla parte di un giovane povero che si rassegna a picchiare gli altri ragazzi.